Al Sant'Elia uno scontro fra due squadre dai risultati speculari che a poco meno di un terzo delle gare del torneo navigano in fondo alla classifica con lo stesso bottino di punti. La Ternana, guidata dal nuovo tecnico Claudio Tobia, subentrato ad Agostinelli dopo la quarta sconfitta consecutiva. I rossoblù affidati a Nuciari e Matteoli che hanno preso il posto di Sala 3 domeniche fa. Stessi problemi di formazione infine oggi, soprattutto negli schieramenti d'attacco. E veniamo alle azioni più significative della partita montate da Sauro Matta. Al decimo Miccoli su punizione colpisce in pieno il palo alla destra di Pantanelli, nettamente battuto. Il Cagliari risponde egregiamente fino al limite dell'area, ma poi non sa che fare della palla. Soltanto cross pericolosi di Esposito o Lucenti. Così il secondo grosso pericolo lo corre sempre la difesa dei padroni di casa al 36esimo, ancora una volta su calcio di punizione. Batte dell'anno per Ripa liberissimo in area che serve Borgobello, il quale sbaglia incredibilmente a 5 metri dalla linea di porta. Al 39esimo, al termine di una bella azione avviata da Conti, Lucenti serve Esposito che cade in area non riuscendo a deviare sulla spinta di Grava e i rossoblù reclamano il calcio di rigore. In avvio di ripresa il ritmo subisce un'improvvisa accelerazione e arriva il botta e risposta in 3 minuti. Comincia la Ternana su un'azione successiva al primo corner battuto dalla squadra. La difesa rossoblu non riesce a liberare l'area e dopo un batti e ribatti Fabris spedisce alle spalle di Pantanelli. Anche il pareggio arriva su calcio piazzato e il terzo lo batte De Angelis e forse Lopez sfiora la palla. Il portiere Marcon protesta energicamente, probabilmente perché a suo giudizio il difensore non ha deviato la palla e la punizione era a 2. Il Cagliari insiste e Tobia corre ai ripari. Prima sostituisce Breschi con Medri, poi Borgobello con Schenardi. Nuciari, dal canto suo, tenta il tutto per tutto con i cambi Conti, Melis e Cavallo Sulcis. I padroni di casa conservano il controllo del gioco, che si traduce in una sterile supremazia, mai realmente pericolosa per la difesa avversaria. Alla fine un pareggio utile ad entrambe le squadre, in definitiva. Fin dal primo minuto, grande quantità, purtroppo forse un attacco un po' leggero. Ma secondo me i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, in tutti i reparti. Una squadra, la Ternana, ben messa in campo, che ci ha dato qualche problema, però abbiamo attaccato dall'inizio alla fine, ci siamo difesi quando dovevamo difenderci, ma sono molto contento della prestazione della squadra. Per quanto riguarda gli schemi, ha visto qualche miglioramento rispetto alle ultime due partite? Ma oggi abbiamo cambiato un pochino, non avendo le due punte davanti. Comunque devo dire che Conti si è comportato molto bene per quello che gli avevo chiesto. Il futuro del Cagliari come lo vede in questo momento? Ma se andiamo a guardare la classifica siamo ancora in una zona molto pericolosa, quindi io l'avevo detto, è un problema che andrà risolto con il tempo, con un po' di pazienza, e la strada che abbiamo imboccato penso e spero che sia quella giusta, cioè noi ci crediamo, la squadra e i giocatori ci credono, quindi penso che con calma ne verremo fuori. Ha qualche rimpianto per la partita di oggi? Certo che non riuscire a vincere partite come questa direttamente collegate alla retrocessione fa un po' rabbia, no? Fa rabbia, però noi eravamo consapevoli che ci saremmo trovati di fronte una squadra ferita, una buonissima squadra composta da ottimi giocatori che in settimana, fra le altre cose, avevano cambiato l'allenatore, quindi c'erano diverse componenti affinché questa partita fosse difficile come lo è stata. Noi pensiamo di averla interpretata nel modo giusto. Buone azioni d'attacco, Marcon non ha effettuato una parata, abbiamo preso subito il gol nel momento in cui siamo andati in vantaggio, la difesa si è difesa un attimino troppo bassa, però a quel punto la squadra è stata brava perché ha reagito al gioco di rimessa del Cagliari, che ha tentato di fare 1-2, non ci è riuscito, abbiamo chiuso la squadra con l'ingresso di Medri, Schenardi e Miccoli davanti hanno tenuto palla, Dell'anno in mezzo al campo ha giocato abbastanza bene, abbiamo portato in porto questo punto che sinceramente non so come sarebbe andato a finire, ma con i sì e con i mai il calcio non si fa. Quanto siete stati agevolati da questa disposizione tattica del Cagliari solo con Esposito in avanti e Conti in appoggio? Forse il Cagliari tendeva a farci uscire per poi magari giocare di rimessa, vista che ha giocato una punta, magari pensava a qualche difensore lento da parte nostra, però sinceramente la difesa ha effettuato una buona gara e sono stati pericolosi sui calci piazzati nell'azione di rimessa.